sta per avere inizio la finale della fase eliminatoria tra la New Team e la Otomo. Forza New Team, vincete per noi, forza ragazzi, forza! Evviva la Otomo, siamo noi i più forti! Forza ragazzi, batteteli! Forza! Lo stadio è ormai pieno e i tifosi incoraggiano i loro beniamini con molto entusiasmo. Finalmente vedremo giocare Oliver Hutton. Era ora. Hai ragione. Vedremo quello che sa fare. Ragazzi, ascoltatemi. Fino adesso abbiamo vinto senza troppe difficoltà, ma oggi ci aspetta la partita più difficile contro la Otomo. Sarà dura, ma dovrete farcela. Dovremo impegnarci al massimo. Va bene. Mister. Dimmi, Ollie. Vorrei chiederle una cosa. Potrei cambiare il mio ruolo per marcare Patrick al centro della difesa? Non ho capito. Spiegati meglio, Ollie. Mister, io penso che la forza della Otomo sia l'attacco. Perciò, se io riesco a marcare Patrick come so fare, annullo l'arma migliore della Otomo e sono sicuro che i compagni che giocheranno all'attacco al mio posto riusciranno a rendersi pericolosi e a farci vincere questa partita che è fondamentale per proseguire nel campionato. La prego, mister, mi faccia sfidare Patrick. Ma, Ollie... Va bene, mi hai convinto. Faremo come ha detto Ollie. Voi siete tutti d'accordo? Sì! Allora, ragazzi, cerchiamo di non rendere inutili tutti gli allenamenti che abbiamo fatto quest'anno. Finalmente abbiamo gli schemi e gli uomini adatti per arrivare al campionato nazionale. Voglio il massimo impegno da parte di tutti voi. Dobbiamo battere la New Team! Voglio battere Oliver Hutton e umiliarlo una volta per tutte. I nostri tifosi meritano questa vittoria e noi gliela daremo, non è vero ragazzi? Sì! Mi raccomando, occhio a Ollie. Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Forza ragazzi, dovete vincere! Mettetecela tutta, New Team! Un'evviva per la Otomo ragazzi, tutti insieme! Un'evviva per la Otomo! Questa è la degna finale della fase eliminatoria. Le due squadre hanno dimostrato sul campo il loro valore mettendo in mostra un gioco ben organizzato ed incisivo. La New Team possiede una solida difesa impostata su Ted Carter e Timothy Vance ed è capitanata e trascinata dall'uomo più forte del torneo, il grande Oliver Hutton. Da parte sua la Otomo si è distinta per aggressività e forza fisica e per un'ottima organizzazione generale. Patrick Everett è la punta di diamante della squadra e lo scontro con Oliver Hutton sarà sicuramente un motivo di interesse. Lo stadio è stracolmo in ogni ordine di posti. Le due tifoserie non faranno mancare sicuramente il loro apporto a queste due splendide squadre. Ormai manca pochissimo all'inizio della partita. Il pallone è nel centro di centrocampo e tutto sembra ormai pronto. Ed ecco infatti il fischio dell'arbitro. Inizia il gioco. È la New Team che imbastisce la prima azione con Johnny Mason e vediamo che Oliver Hutton mantiene una posizione più arretrata rispetto al suo abituale ruolo. Che succede? Ma che sta facendo Ollie? Perché si è messo a giocare in difesa? Facciamogli vedere che all'attacco anche senza Ollie ce la possiamo fare. Ci penso io. La New Team rinuncia ad Hutton come attaccante. Attento. Ok, pensaci tu, Jack. Ecco Morris che affronta le punte della New Team. Johnny, accidenti. Ed è bravissimo a conquistare la palla e a contrattaccare con una velocissima azione in contropiede, sembra scatenato. Ok, New Team, facciamo vedere chi è il più forte. Forza, Jack! Ora Morris è affrontato dai difensori della New Team. Attenti, ragazzi, bisogna fermarlo. Ok. Non ci riusciremo. Ah. Lancio lunghissimo di Morris che evita l'intervento di un difensore e dà una stupenda palla a Patrick Everett. Vai, Patrick, tutta tua! E adesso, Patrick Everett, te la dovrai vedere con me. Era tanto che aspettavo questo momento. Si affrontano i due fuori classe delle squadre e in questo primo scontro è Hutton ad avere la meglio. Hutton abbandona la sua posizione difensiva e trascina la New Team in avanti. Ce l'hai fatta! Non avevo dubbi. Hutton avanza velocissimo. Forza, ragazzi, avanzate con me. Eccoci. Vieni avanti ora, eh? Bravo, Ollie, senza di te non ci divertivamo. È un piacere vedere Hutton nei suoi ripetuti scatti. Quel ragazzo ha un cuore d'oro. È veramente il leader della squadra. La New Team si fa pericolosa. Vediamo come si comporterà la difesa dell'Otomo. Arrivo, Otomo. Avanti con Ollie. D'accordo. Vieni avanti, Ollie, tanto non riesci a passare.
La minacciosa difesa dell'automo si mette in movimento per fermare l'azione del velocissimo Aston. Olly, forza, sei grande! Buttalo giù, fermalo! Lo affrontano poco fuori dell'area di rigore. I tifosi urlano il loro incoraggiamento. Devo stare attento, Olly è furbo e imprevedibile. Noi siamo più allenati di lui. Ho fatto tanti sforzi, non posso deludere i miei compagni. Vieni avanti, Olly, fammi vedere cosa sai fare con quella palla. Affrontiamolo tutti insieme e togliamogli la palla. Ok. Ok. Ora provo a passargli in mezzo. Vediamo se riescono a fermarmi quei quattro. Aston affronta gli avversari senza timore. Ma incredibilmente inciampa sul pallone e cade a terra. Ma riesce lo stesso con un colpo di sacco a passare la palla a un suo compagno. Olly! Accidenti, speriamo che non si sia fatto niente di grave. Ho dovuto passare la palla indietro per forza. Non sarei riuscito comunque a superare la loro difesa. Ha fatto apposta a cadere per mantenere il possesso del pallone. Ha capito che era l'unico modo per evitare il nostro intervento. Devo dire che è più furbo di quanto ricordassi. E adesso andiamo a fermare Bush. Ok. Questa volta è Harper che deve affrontare i poderosi difensori dell'automo. Oh no. Se non c'è riuscito Olly, figurati se ci riesco io. Che ne dici, Clifford? Non ti sembra che la Nutin sia in difficoltà? Attento a non farti ingannare dalle apparenze, Sandy. È vero che la Nutin incontrerà grosse difficoltà, ma Oliver Hutton è troppo furbo per l'automo. Cosa? Hai visto con quanta astuzia si è liberato della palla fingendo di cadere? La Nutin seguita ad avere il controllo della palla, ma non riesce a concludere in gol. Devo tirarle fuori zona, devo aggirarle. Che vi dicevo, ragazzi? Finché Olly rimane isolato dal resto del gioco, per noi non ci saranno problemi. Maledetti! Ehi, non fate il loro gioco! Date la palla a Olly, fatelo partecipare di più! Va bene! La palla ritorna sui piedi di Hutton, che si ferma per controllare la posizione dei suoi compagni di squadra. Questa volta, evidentemente, eviterà l'azione personale. Scatta sulla sinistra, Paul! Infatti Aston lancia lunghissimo sulla sinistra per il numero 8 Diamond. Bravo, un bellissimo passaggio, Olly. Devo anticipare, non deve arrivare quel pallone, è troppo pericoloso. È un lancio perfetto, un difensore dell'automo prova a intervenire sul pallone. Ma viene scavalcato e dà via libera a Diamond, che ora si avvia indisturbato verso la porta avversaria. Ora è solo ed è un'ottima occasione per la New Team di portarsi in vantaggio. Forza, Paul! È solo, non può sbagliare. Devo riprenderlo, altrimenti sarà la fine per noi. Diamond sta per entrare in area di rigore. È affaticato per la grande corsa, ma trova ancora le forze per andare avanti. Eccovi il primo. Non te lo permetterò. Stupenda parata. Ma come? È stato bravissimo il portiere dell'automa a bloccare il pallone con un tuffo sulla sinistra. Bravo, Simon. Bella parata. Ma com'è possibile? Era proprio sotto l'incrocio dei pali. Fu così la più grossa occasione della partita creata dalla New Team. Il tiro di Diamond era ben indirizzato all'incrocio dei pali, ma Garrett si è dimostrato all'altezza della sua fama. Lo vediamo tenere la palla tra le mani e guardare con aria di sfida i giocatori avversari. Il risultato resta ancora bloccato sullo 0-0. Accidenti. Ma come ha fatto? Bella parata, ma non sarà sempre così. Questo è soltanto l'inizio. Il bello deve ancora venire.